Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo appuntamento con WWE Super. Ragazzoli, finalmente ci siamo, top tier raggiunto, ultime ricompense prese l'altra sera in live e quest'oggi l'abbiamo già portata a pro e abbiamo concluso, diciamo, il nostro deck principale con tutte quante le carte che ci hanno portato fino a questo massimo livello. William Regal, ultima ricompensa presa dal Giant e dalla Wargame, abbiamo riuscito a farlo pro l'altra sera live purtroppo e la carta era bloccata, non mi ricordavo, l'avevo messa anche nella Watch Party, evento inutile, e quindi non sono riuscito a farla pro, però signore quest'oggi eccola qua, potenza quasi massima, se devi giocare gli incontri, li voglio dare anche un bel equipaggiamento, però grazie a lui ci siamo aggiunti adeguatamente il livello massimo. A questo punto, quando arriverà, perché veramente mancherà poco tempo all'avvento di un nuovo livello, abbiamo pronosticato un po' di date. Per esempio, oggi che sto registrando il mercoledì, però questo video uscirà di giovedì, questa sera ci sarà l'ultima Last Man Standing con Sami Zayn. Non so se me la giocherò, però ad ogni modo questo sarà probabilmente o l'ultimo o uno degli ultimi eventi di questo livello Royal Rumble. Perché? Giovedì 23 appunto inizia questo evento che finirà il lunedì 27. Poi siamo già a marzo, che tra l'altro c'è da fare anche un discorso a marzo perché ci sono già di belle corse in arrivo. Il 2 di marzo ci sarà probabilmente o il nuovo evento nel nuovo livello, oppure il 2 e il 9, quindi queste prossime due settimane ci sarà Ring Domination o Road to Glory, ma comunque dovremmo esserci vicino al prossimo livello. Stando alle stime, vedendo anche quanto manca per i tempi nelle carte del super negozio, questa sera quando uscirà questo video, quindi giovedì sera alle 9, alle 21, dovrebbero aggiornarsi le carte Elimination Chamber, quindi già qui qualcosa di nuovo. Però fra una settimana, quindi fra 7 giorni, una settimana esatta, arriveranno anche nuove ricompense qua nello store, saranno probabilmente ancora a livello Royal Rumble, però già ci suggerisce un tempo, una stima per farci vedere quando potrebbe arrivare il nuovo livello. Quindi già da prossima settimana potremmo già considerare un Road to WrestleMania o qualcosa del genere. Qui niente di nuovo quest'oggi, c'è nuova carta da prenderci, Charlotte Flair, veramente fantastica, una carta veramente molto 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 bella, perché sì, carta fiera, abbiamo provato l'altra sera con il ventuccio qua, ma siamo arrivati al sesto ring, alla sesta draft board record sinceramente, però non ci siamo riusciti ad andare avanti. Vabbè. Comunque, vi dicevo appunto, mese di marzo, se avete visto, intanto prendiamoci questo pacchettino veloce, e vi dicevo sì appunto, se avete visto nello store del vostro dispositivo è già uscito un altro aggiornamento di Supercard, aggiornamento che comprenderà appunto tutti quanti i nuovi arrivi a marzo. Qui c'è già qualche piccolo spoiler per quanto riguarda anche sia il ritorno di In Your House, quindi prima o poi dovrà tornare anche quell'evento. Non mi è piaciuto onestamente l'ultima volta che c'è stato l'evento di Natale, sì, ma qualcosa di nuovo va bene, però poteva essere molto migliorato attraverso feedback dei vari utenti. Comunque probabilmente qualcosa di nuovo arriverà. Altro aggiornamento molto importante, come avevano già annunciato anche diverso tempo fa, il Battle Pass. Stavolta il Battle Pass dal primo di marzo ci sarà ogni mese, quindi ogni mese sgancia proprio. Ogni mese ci sarà appunto questa missione. Ok, da una parte è buono perché è un incentivo a giocare a questo gioco, perché riconosciamo che anche se gli eventi sono tanti e ti impegna anche un bel po', però è vero, ci sono alcuni momenti morti, quindi mettendo anche un battle pass mensile, quindi delle missioni da fare giornalmente, sempre praticamente, è un incentivo per ottenere più ricompense e giocare sempre praticamente. Quindi buono, dal primo di marzo ci sarà il primo Battle Pass, aprile, maggio, giugno. Già da questa cosa appunto, dal primo di marzo che verrà anche il nuovo Battle Pass, potrebbe essere già che questo evento, cioè questa missione, comprenda già le carte di nuovo livello. Quindi una cosa in più mi fa pensare che arrivi il primo di marzo, anche perché il primo è proprio mercoledì e non sappiamo che gli aggiornamenti su Supercard vengono di mercoledì, quindi 80-90% io punto a questo punto sulla data del primo di marzo come nuovo update per le carte. Non c'è scritto qua nell'update, ma non c'è scritto che arriverà un nuovo livello, c'è soltanto questa roba, quindi staremo a vedere, perché se devono mettere un battle pass e poi un nuovo livello quando ormai l'evento è già iniziato, insomma mi sembra un po' stupido, quindi penso che cominci già fin da subito tutto quanto il primo di marzo.
che comunque beh, permettendoci di ottenere battle point e riscuotere ricompense in base a quanto si accumula. Quindi ovviamente come tutti quanti i battle pass ci sono stati, anzi battle pass, super pass, non so come funzioni onestamente, quindi boh, vedremo un po'. Mentre un altro aggiornamento che già è stato per un pochetto già implementato all'interno del gioco sono appunto le pro del catalogo. Adesso hanno considerato anche questa cosa qua, perché se vi ricordavate all'inizio, adesso faccio un esempio, qui beh, andiamo a pescare queste 6 carte giusto per, guardate, io sono in draft board, pesco le carte, casomai arriva anche un reset pool, sarebbe fantastico, ma difficile. Comunque se queste carte qui adesso non sono pro, verrà, ecco, per esempio Carrion Cross, c'ho una stella, quindi se io vado a selezionare tutte quante le carte, questa non verrà selezionata automaticamente perché è una carta singola che io potrei farmi pro. Se io nel frattempo ho anche la seconda copia, mi comincia a lampeggiare anche la seconda stella. Ora il fatto che lui non mi selezioni comunque le carte è una perdita di tempo, perché se uno va a pescare come me, per esempio 70 carte anche a bottom, comunque tante, arriva a un certo punto che dovrà rifarsi tutte quante manualmente, come era anche un tempo prima arrivasse appunto l'aggiornamento con seleziona tutto. La cosa è più bruttina sinceramente, perché uno, vabbè, le carte magari quelle vecchie non ti considera quelle carte sempre evento, anche quelle di alto livello non te le considera, quindi magari quella cosa va bene, ma le carte vecchie, che comunque anche se non hai fatto pro, secondo me sarebbe buono comunque considerarle selezionate per buttarle nella polvere. Secondo me è un po' più una cosa che non serve, cioè tira lente e basta alla fine, magari è una cosa più noiosa installazionare una per una, non serve a niente. E un altro aggiornamento che per il momento non c'è, questa è una cosa che c'è stata adesso implementata nel gioco, ma il prossimo aggiornamento considera anche il fatto che si potranno fare delle pro tramite anche super gettoni, quindi recuperare magari quelle carte che non hai più, ma che potevi fare pro, penso, perché altrimenti si potrebbe fare pro qualunque cosa, che magari hai eliminato, disgraziatamente hai eliminato una carta, magari potevi fare pro e ti serviva, quindi la puoi recuperare tramite super gettoni e farla pro. E beh, una cosa comunque buona, perché magari uno sbaglia, elimina, succede, e quindi niente, si può tornare indietro tramite super gettoni, non crediti, meno male, e si potrà recuperare la carta però. E va bene, dai, questo comunque è per quanto riguarda tutto quanto l'aggiornamento sta per arrivare a marzo. Aiuto, che ho distrutto tutto. Quello che sta succedendo adesso invece nel gioco è questo. Intanto abbiamo recuperato anche Beth Phoenix dall'ultimo Rindomination in team, ottimo lavoro. Abbiamo recuperato anche Asuka Ottano, quindi doppia carta, perfetto. Tra l'altro per Asuka Shlo, però è Ramp, beh. Comunque quest'oggi è mercoledì, quindi Wild Wednesday, primo Wild Wednesday al top tier. E quasi quasi ci faccio anche uno spacchettamento da 25 tickets, why not, facciamolo subito. Recuperiamo anche quest'altri, anzi sapete cosa, facciamo un video 40 venerdì sera, domani sera in live facciamo uno spacchettamento da 50 ticket invece da 25, adesso facciamo 50 dopo, le probabilità sono migliori. Signori, non c'è altro da fare, quindi si va direttamente a farci la Wild Wednesday. Giusto, camera di fusione, ora preso la prima carta fusione Royal Rumble, ve faccio vedere subito al volo quella che era, generale uomo Royal Rumble 23, eccola qua signori, l'ho ottenuta, il primo è stato proprio Rikishi. Oh yeah, Rikishi, prima carta. A questo punto niente, ho già sacrificato un'altra, un altro Batista, ne avevo due, potevo fare la prova, l'ho sacrificato entrambi e aspettiamo prossima settimana per ottenere la prossima carta. Dobbiamo sperare in Rikishi oppure non so, numero, ma qui chi ci sia, so che c'è John Cena. Però non mi ricordo quali sono tutti gli altri personaggi, comprese le donne, vabbè. Dai ragazzoli, non spendiamo altro tempo, andiamo a prenderci questi pacchetti, vediamo se riusciamo a prenderci qualcosa di fermo. Aspetta, forse riesco a fare lo stesso 3 ticket. Io 3 ticket le potrei fare anche adesso. Ma sì. Posso mettere un'energia anche a me in King of the Ring al volo? Sì. Ce lo facciamo adesso il pacchettino, dai. Quello da 50 ce lo facciamo proprio adesso, non sto a aspettare domani sera. Subito lo facciamo. Eccolo qua. Easy. 50 tickets! Abbiamo ottenuto il pacchetto. Anzi sì, abbiamo ottenuto il ticket e apriamo il pacchetto. Però prima andiamo a prendere la Wild Wednesday. Allora, apriamoci. Cominciamo da un pacchetto differente. Dai, partiamo direttamente da questo qui allenamento. Pixel e cos'era quella, non me lo ricordo. Andiamo a prenderci il pacchetto, questo dei crediti. Non ci sarebbe una breve tanti crediti,
non so neanche se qui, cioè non so se giocherò l'evento, le Smash Standing, non so se giocherò i prossimi che ci saranno questa settimana, non so neanche cosa c'è a questo punto, vedremo. Per la Streak Wild, pacchettino con supporto, cosa potrebbe servire? Boh, vediamo, 3, 2, 1, BAM! Per chi ha visto la live di lunedì sera può capire quanto è brutta questa situazione. Penso di aver anche registrato la clip, forse è questa. Signori, cosa ci sarà celato qua dietro? Un supporto? Ci sarà il supporto di merda. Il supporto schifoso! Non trovo un cazzo adesso, non trovo più niente. Numero 1. Guardalo! WWE Universe, sì, è proprio lui esatto, diventerà un meme trovare le carte di questo tipo, veramente. Vabbè dai, andiamo a prenderci il pacchettino della Wild, 3 carte, potenzialmente Royal Rumble, 3, 2, 1. AJ Style, Ottano, e doppia pixel di Macho Man e Kane. Comunque aspettate, io voglio farvi una cosa, perché ci ho fatto caso ieri, nuova carta, cosa, mancava AJ Style, vabbè. Comunque nel catalogo, sono andato proprio a vedere, collezione, cioè mi manca soltanto una carta Ottano, Candice LeRae, per ottenere la carta Royal Rumble 23, mi manca soltanto lei livello Ottano, tutto il resto già ce l'ho, e anche per livello Ottano mi manca comunque Torrey Wilson. E anche per la carta estinzione mi manca soltanto Dude Love. Quindi praticamente ci manca una carta per ogni slot qui. Potremmo farcela a raccogliere tutto quanto. Potremmo farcela. Candice LeRae sarebbe la migliore. Sarebbe migliore per il momento. E tra l'altro avrei anche già la ricompensa, anche la The Reward da ottenere. Ma quella la prenderemo nel prossimo livello, quindi aspetterà. Signori, andiamo a prenderci il pacchettino e poi siamo a questo video. Speriamo di sculare, speriamo di sculare 50 ticket e da un po' non lo facciamo. È da un pochetto. Qui ci sono due che potrebbero essere potenzialmente bellissime come carte. Non so se potrebbero considerare due Royal Rumble. Proprio potrebbe sì. Addirittura Royal Rumble. No, Ottano. Donna arriva massimo Ottano. Peccato. Vabbè. Ok, poi giù. Abbiamo anche miglioramenti. Stai a vedere, Dai, let's go. 50 ticket. 3, 2, 1. Andiamo avanti. Stone Cold Pixel, estensione. Ok. Bene. Allora, ecco un'altra novità. Ti mettono comunque, come quando c'è la carta nuova, te la dico direttamente in questo modo. Novità. Veramente mi mancava. Mi mancava perché l'ho eliminata e quindi l'ho ripresa, probabilmente quello. Sì. Pacchetto di cacca. Ragazzoli, io penso che posso concludere questo video. Non c'è altro da fare se non piangere, perché onestamente sì. Però dai, siamo comunque top tier, accontentiamoci in attesa del prossimo livello. Niente. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi.